Bentrovati amici della Scandone, bentrovati a 1-3-1, il format dedicato alla palla a spicchi Irpina e al roster bianco-verde di coach Gianluca De Gennaro, impegnato nel campionato di Serie B Girone D1. Questa sera con noi il capitano dei Lupi, Giampaolo Riccio. Buonasera Giampaolo. Buonasera Alfonso. Dunque, puntata con il botto, iniziamo alla grande, 1-3-1. Allora Giampaolo, la Scandone non ha giocato perché gli assoluti di box hanno rubato la scena al Pala del Mauro. Settimana di riflessione questa in Casavellino. Sì, è stata una settimana di riflessione dove abbiamo avuto tempo appunto per riflettere su quello che abbiamo fatto e che cosa dovremmo fare per andare avanti. Come se ne esce? Tre sconfitte consecutive, due forse potevano addirittura essere vittorie a Salerno e a Minturno, è mancato forse quel pizzico di fortuna in più alla Scandone. A questo punto stavamo a parlare di tutt'altra classifica. Sì, purtroppo abbiamo perso queste tre partite di seguito che hanno dato una bella botta al morale della squadra, quindi siamo, diciamo, dopo queste tre partite siamo un po' giù, però siamo pronti a rifarci con Pozzuoli. E allora, con l'aiuto della regia, della grafica, Giampaolo, andiamo a vedere quello che è successo nel nono turno del campionato di basket Girone D1 Serie B. La Sebastiani Rieti ha asfaltato 102 a 73, la meta Formia, quindi nona sinfonia per Righetti e compagnia cantando. La Virtus Arecchi si è ritrovata contro la Virtus Cassino, 88 a 72 per i salernitani di coach Parrillo, e la GECO di Origlio ha vinto la prima partita in casa sotto la sua gestione, 84 a 64 contro la Virtus Pozzuoli di Gentile, prossima avversaria sabato dei Lupi al Pala Enrico. Allora la Scandone non ha giocato, giocherà il 24 di febbraio contro la Luis. Giampaolo, pronostici rispettati? Per la prossima partita, per quelle già giocate, diciamo che le squadre più forti hanno vinto questa settimana, come Salerno, Sant'Antimo finalmente è riuscito a vincere in casa, e anche Rieti che si conferma la capolista assoluta con 9 partite vinte su 9. Le affrontate tutte, Rieti a parte, Giampaolo, qual è la squadra che al momento ti ha più sorpreso? Rieti a parte, penso proprio Salerno, essendo una seconda corazzata, però diciamo che è battibile anche come Rieti in casa, soprattutto ci faremo una bella partita, spero. Diciamo che la formazione di Parrillo ha mostrato più di qualche fragilità rispetto a quella ariatina. Esatto, rispetto alla corazzata di Rieti, che sembra veramente una squadra pronta per la 2, diciamo. 1-3-1 è un format che vi vuole portare nel cuore del basket, anche perché Giampaolo, è triste dirlo, ma sembra che a tratti questa Scandone sia stata dimenticata dal pubblico. Purtroppo il Covid non ha aiutato, quindi la non presenza dei tifosi, diciamo che sembra che sia stata dimenticata, ma non credo che sia così. Alle nostre spalle una coreografia che ricorda i tempi dell'Eurolega, era il 2008 e 2009, ma secondo Giampaolo Riccio tornerà un palazzetto così? Sì, come no, soprattutto se si portano i risultati e noi come giocatori facciamo in modo di emozionare i tifosi, sicuramente ci sarà un futuro per questo palazzetto. Anche perché, amici che ci seguite da casa, la Scandone è iniziata con un meno 6 pesante, meno 6 che subito la squadra poi sul campo ha annullato con un più 2, perché la Scandone, Giampaolo, ricordiamo anche questo, su 8 partite ne ha vinte 4 e ne ha perse 4, dunque non è tutto da buttare fino a questo momento il campionato della Scandone. No, anzi, siamo a un 50% abbastanza onesto, abbiamo buttato un paio di partite, sì, però fino adesso stiamo dando il massimo e quindi dobbiamo essere contenti, anche se è ancora pesante, essendo solo a 2 punti. Prima di farti un'altra domanda di orgoglio, di appartenenza, andiamo a vedere anche la classifica del campionato di Serie B1, Girone D1. Sebastiani Rieti 18 punti, 9 su 9, davvero una corazzata incredibile, una macchina da guerra incredibile, quella reatina di coach Alex Righetti, altro ex indimenticato della Scandone. 10 la Virtus Arecchi di Parrillo, 8 le laziale Luis Roma con una partita in meno, Virtus Cassino e Meta Formia, 6 per la GECO Sant'Antimo,
4 per Pozzuoli, prossima, ripetiamo, avversaria dell'Avellino già affrontata in Supercoppa e Ascandone già vinto al Pala Enrico, e 2 appunto per l'Ascandone che ha una gara in meno e non è arrivato neanche lo sconto dal Consiglio federale. Questo aspetto, Giampaolo, ha pesato sul gruppo? Vi aspettavate forse uno sconto? Forse sì, anche perché è stato, diciamo, sono diminuite le partite del campionato, quindi si aspettava almeno uno o due punti, però è stato deciso il contrario, quindi noi ci dobbiamo solo rimboccare le maniche e portare due punti in casa in più, cioè vincere partite in più. Non è... Stai sbirciando la classifica, sì. Secondo te la classifica rispecchia i reali valori del campionato? Per il momento tolta sì. La Scandone che è un meno 6, esatto, noi siamo a 8 sì. Sulla carta. Sulla carta sì, per il momento oltre Geco Sant'Antimo, che forse a inizio campionato doveva fare molto meglio di quello che sta facendo, sì, la classifica rispecchia il campionato, diciamo. Campionato a 8 squadre, sono 14 le partite più la fase ad orologio, ma ti sei mai trovato ad affrontare un campionato, un format del genere? No, veramente no, un campionato che è stato, come detto prima, diviso quasi a metà e poi prima una fase di un campionato, diciamo, normale con andata e ritorno e poi una fase a girone con l'altra metà appunto del campionato, no, non mi sono mai trovato un format del genere. Anche perché, correggimi se sbaglio, in caso di spareggi salvezza si giocheranno con squadre di altri gironi, è così? Sì, da quello che ho capito questo girone lo passeremo tutte e andremo a giocare contro le squadre del girone Puglia-Calabria, D2 se non sbaglio. Puglia-Calabria che ha Bisceglie, Molfetta, formazioni sì. Nardò se non sbaglio, formazioni del calibro, di spessore, di rango, di blasone. Campionato che dunque è arrivato alla nona giornata, che sta entrando nel vivo della seconda fase. I roster sono cambiati, il mercato ha portato tanti giocatori in tutte le 8 piazze. Ad Avellino in ultimo è arrivato Trapani, ma che giocatore è Fabrizio? È un ottimo, un buon playmaker che può sicuramente dare una mano a gestire i ritmi della squadra, una mano a Valerio Costa dalla panchina a dargli qualche minuto di riposo durante le partite, sarà una buona addizione al roster. Gli amici da casa, gli appassionati della Scandone, i tifosi della Scandone si chiedono, ma Giampaolo Riccio, il capitano più giovane della storia biancoverde? Credo di sì, da quello che io so, sì. C'è un classe 96, 96, giusto? Esatto. Quindi a 24-25 anni, agosto, sì. Da avellinese sì. Hai avuto un'esperienza anche negli States. Cosa si prova ad essere il capitano anche di giocatori veterani come Brunetti, lo stesso Sousa che ha sì. Soltanto 2 anni in più di te, però ha calcato palcoscenici importanti in Italia. Sì. Cosa si prova ad essere il capitano a fare un po' da chioccia a tutto il gruppo, nonostante ci sono degli over importanti in casa Scandone? Prima di tutto è un onore essere il capitano della Scandone, essendo la società dove sono cresciuto e dove ho calcato per le prime volte il parquet per giocare a basket, quindi è un onore soprattutto quello. Poi viene in secondo piano essere il capitano a veterani, anche perché la leadership di, come hai detto tu, di Brunetti è comunque molto importante nella nostra squadra e quindi anche lui dà una mano al gestire alcune cose nello spogliatoio, nel campo, come fa un leader, diciamo. Abbiamo detto in apertura di trasmissione che il Covid ha abbandonato un po' i tifosi, anche perché non è possibile giungere al palazzetto per appunto le normative e le restrizioni dovute al contagio, alle regole anticontagio. Però secondo te anche la Serie B dal punto di vista tecnico è cresciuta rispetto all'anno scorso? Tu non hai avuto modo però di giocarla, di vederla. A tuo avviso, se ci fossero le porte aperte e se ci fosse la fine del Covid, i spettatori, i tifosi sarebbero contenti di vedere un bel basket o è un basket ancora acerbo al di sotto appunto degli standard che sono stati abituati a vedere fino a qualche anno fa? Purtroppo non siamo la Serie A che è stata abituata la gente di Avellino a vedere, però quest'anno sono sicuro che sarebbe contenta della voglia che mettiamo in campo, che è quella che sicuramente chiedono, e del rispetto della maglia.
Anche perché, conti alla mano, ci sono cestisti che hanno calcato i campi della Serie A, Sì. come Cantone, lo stesso Sousa, poi c'è Loschi, Ndoia, Lestini, Quasi tutti quasi tutti arrivi. hanno giocato in Serie A. Quindi stai affrontando da avversario, comunque da giovane quale sei, cestisti che hanno fatto la storia in alcune piazze. Sì, esatto. Soprattutto Rieti che ha, se non mi sbaglio, su 12 giocatori, ha 8 che hanno giocato sia in Serie A che in A2, quindi sì, il livello è abbastanza alto quest'anno. Righetti sta facendo faville a Rieti. Sì. Rieti potrebbe andare in A2, secondo te? Sì, senza dubbio, ha il roster ed è pronta per fare il salto di qualità e di categoria. E adesso la top 5 che commentiamo insieme. Ho voluto scegliere i migliori 5 di giornata. Il play, Filiberto Odri della Geco Sant'Antonio, che qui è stato limitato un po' Sì. dalla difesa irpina, sconfitta che poi costò a Enzo Patrizio anche la panchina, quella nel derby. Ma che giocatore è, Dri? Dri è un ottimo giocatore, una buona, come hai detto tu, playmaker slash guardia, giocatore di esperienza, però fortunatamente noi siamo riusciti veramente a contenerlo in casa. Scandone che ha limitato anche Savoldelli Sì. nella gara proprio contro Pozzuoli. Savoldelli che ha fatto oltre 20 punti nella prima partita di campionato e anche in Supercoppa aveva fatto il suo bel da fare insieme a Balic. Quindi comunque la Scandone, gli uomini clou delle avversarie, Cassino e Rete a parte, li ha tenuti Sì, a esatto. bada molto bene. Poi abbiamo messo Tortù, altro ventello per lui nella vittoria di Salerno contro Cassino. Tortù invece, Giampaolo? Tortù è secondo me il giocatore chiave di Salerno, quindi ha molti possessi in mano, molto, un buon giocatore, un ottimo giocatore e quindi è pronto per questa categoria e forse anche lui potrebbe fare un salto di qualità, secondo la Insieme mia opinione. a Rezzano, forse sono i Sì, cuori senza dubbio. pulsanti di Salerno, Purtroppo anche noi Cardillo. Rezzano no, non abbiamo giocato, purtroppo forse è stata una buona cosa, diciamo, che non ha Sì. giocato contro di noi, perché comunque è un giocatore chiave di Salerno. Poi Sperduto, ancora Geco Sant'Antimo, per lui un partitone Sì. nella vittoria contro Pozzuoli. Sperduto è un nuovo acquisto per Origio. Tu a microfoni spenti hai affermato di conoscerlo. Sperduto è stata la sorpresa di giornata, forse. Sì, Sperduto ho giocato contro l'anno scorso ad Alessandria, lui era ad Alessandria, una buona guardia, un buon tiratore, molto giovane anche lui. Sinceramente non mi aspettavo facesse così bene la sua prima giornata a Sant'Antimo, però è molto pericoloso un ragazzo. Altra doppia cifra invece anche per Loschi nella straripante vittoria di Rieti con Formia. Loschi però è un giocatore che Ormai non ha Loschi, sì, bisogno di presentazioni. esatto. Ormai Loschi è uno dei giocatori di questo campionato, forse quello con più talento, insieme al suo compagno di squadra Ndoia, quindi non ha bisogno di, diciamo, si sa che Loschi porterà il suo mattoncino ogni partita. Da tifoso della Scandone, Giampaolo, detto Claudio Ndoia, lo ricordo, nelle partite contro Capodorlando, e Ndoia era l'unico a non mollare mai della Sì. compagine siciliana di coach all'epoca Gianmarco Pozzecco. Quindi abbiamo assistito a dei duelli clamorosi con Claudio Ndoia al Pala del Mauro. E poi sotto le plance questo Visnic, re dei rimbalzi del campionato, altri 20 punti per lui, per Cassino. Punti inutili perché è arrivata la sconfitta a Salerno dopo tre vittorie consecutive per la squadra di Vettese, però Visnic anche al Palais del Mauro ha dettato legge sotto le planche. Sì, decisamente Visnic sta viaggiando una doppia doppia di media, punti e rimbalzi, nonostante l'età, quindi 40 anni per lui, sì, ricordiamolo. 41 forse se non mi sbaglio, è il più vecchio del campionato, quindi porta molta esperienza ed è un ottimo giocatore. Quindi una top 5 Giampaolo promossa a pieni voti questa, Sì, una top 5 onesta, sì. che vincerebbe a mani basse il campionato, secondo No, te? non credo, però farebbe buone cose, sicuramente. Apprezzo la tua onestà intellettuale e il coach che abbiamo scelto questa settimana non poteva essere che lui, Alex Righetti, perché a volte, come un po' nel calcio, in tutti gli sport dove ci sono le corazzate, è facile dire, vabbè, allena campioni, quindi vince sempre, ma non è così perché, ad esempio, adesso la Juventus ha avuto un calo di risultati e adesso si è ripresa, però lui è una corazzata, secondo te, anche chiamato a vincere e stravincere il campionato, o possono starci dei momenti appunto di appannamento? Fino adesso però Rieti Fino non ne ha avuti. adesso Rieti non ha avuto nessun momento di appannamento, però è
molto importante anche per il coach saper gestire tutti questi grandissimi giocatori. Quindi diciamo che sta facendo un ottimo lavoro, credo, Righetti. Scandone, roster giovane, e andiamo a tuffarci invece nel prossimo impegno che ci accompagna nel weekend del 6 e del 7 febbraio, perché sabato ci sono tre partite, se non vado errato. Non c'è solo Virtus Bava Pozzuoli Scandone, ma c'è anche Sebastiani Rieti, GECO Sant'Antimo. Sebastiani Rieti di nuovo in casa, può appunto effettuare la decima vittoria di fila. Secondo te la GECO può fare l'impresa o è proibitiva una partita? Molto difficile per Sant'Antimo, senza dubbio, però la palla è rotonda, come mi piace dire, non ci sarà mai. Poi c'è Virtus Cassino, Luis Roma ancora il 6 di febbraio, ancora sabato, derby laziale, Cassino favorita sulla Luis? Sì, anche perché giocano in casa, secondo me Cassino è veramente un'ottima squadra. Anche se abbastanza corta, però sa giocare e gioca una bella pallacanestro. Cassino ha sette elementi di tutto Sette, rispetto, barra 8, è arrivato sì, anche 8 forse. Ken Cosenza, Cusenza esatto, l'ultimo in giro. ultimo, quindi comunque ci sono dei presupposti per Cassino per disputare un campionato di vertice, anche perché il club, stando a quello che si legge sui social, è una squadra, è una società che vuole ambire al salto di categoria. Sì. Formia, invece Virtus Arechi, si gioca domenica sera. La Formia Minturno fa del fattore campo un po' il suo Sì. fortino. Salerno potrebbe subire anche un'ennesima battuta d'arresto esterna del campionato. Giocare a Formia è molto difficile, sono dei ragazzi molto giovani, una squadra molto giovane e piena di energia, quindi sì, sarà molto difficile secondo me per Salerno giocarsi la partita, sarà una partita equilibrata. A Formia c'è l'annuale Sì. Irpino Doc, che ha fatto anche bene quando è entrato in causa contro la Scandone. Gli tiriamo un po' le orecchie in modo scherzoso, in modo sportivo, anzi facciamo un bocca al lupo anche agli annuale e alla meta Formia di Coach Drocco, davvero molto disponibile quando viene chiamato in causa anche dalla nostra televisione. E chiudiamo poi con Virtus Bava Pozzuoli Scandone, anche il Pallerico un palazzetto Sì, stretto, Giampaolo. il palazzetto di Pozzuoli è molto simile a quello di Formia, e anche loro sarà una partita molto difficile per noi, anche perché credo che ritornerà Savoldelli, che è stato assente ultimamente. Lui e Balic fanno la maggior parte delle cose per quella squadra, sono giocatori molto pericolosi, però credo nella nostra squadra e nel nostro roster. Anche perché Balic nella gara di Supercoppa ne ha messa a referto 37, Sì, Giampaolo. giocato praticamente da solo quando andiamo a giocare lì. Sì, però Scandone speriamo poi bene. fece sua quella partita, anche Kushev però è un buon Kushev, sì, giocatore. è un giocatore mo molto di esperienza del 90, se non mi sbaglio. Ottimo giocatore sotto il canestro, un buon centro con buone mani. È una serie B davvero fatta di grandi firme, lo stesso coach Mariano Gentile, uno che conosce bene la pallacanestro, Parrillo a Salerno Sì. insieme a Pino Corvo, se non sbaglio, stanno allestendo il roster, hanno allestito un roster di tutto rispetto. Paccarieri lavora con i giovani a Roma con la Luis ed è a mio avviso, Giampaolo, la sorpresa a 8 punti del campionato. La Luis è un'ottima squadra con un buon roster. Sì, potrebbe essere considerata la sorpresa del campionato, però diciamo che è un C'è buon questo roster già. Infante che Infante è un ottimo giocatore, sì. stupisce di domenica in domenica in casa Luis Roma. Lo Sì, conosci, Giampaolo? la prima volta che ho giocato è stato quando abbiamo giocato alla Luis, però molti dei ragazzi hanno giocato contro e mi dicevano che era un giocatore conosciuto in Serie B. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, è il format dedicato alla palla spicchi 1-3-1. Ricordo l'appuntamento del martedì alle 21:30 su Sport Channel, però come si fa a non ammirare questo palazzetto gremito alle nostre spalle? L'occhio cade durante la nostra prima puntata, Giampaolo. Questi erano momenti memorabili. Speriamo che in futuro la Scandone regali a tutta la città altri momenti come questi, perché la palla spicchi è patrimonio della città, il basket insieme al calcio e alla Sandro Abate sono appunto il fulcro del movimento sportivo avellinese del capoluogo irpino. Giampaolo, un domani queste scene bisogna riviverle.
Sì, lo spero. Guarda, se vedi bene, forse mi vedi anche nella tifoseria, quindi di questa foto, perché ricordo quando c'era l'Eurolega ed speriamo che li rivedremo questi momenti. Qual era il tuo cestista preferito? Della Della Scandone, Scandona. quando ero un aggregato con la prima squadra, avevo veramente un occhio a cercare di vedere come lavorava e come faceva determinate cose per Taquandin. Ah, Sì. Taquandin fece un canestro memorabile contro Varese sulla Sì. sirena, che lo ricordiamo tutti, andò a abbracciare anche la tifoseria. Amici, io seguo la Scandone da diverso tempo, il cuore è sempre bianco-verde. L'ultima domanda, Giampaolo Riccio, di questa puntata, il rapporto con coach Gianluca De Gennaro, sei cresciuto con lui, quando Sì. Sì, parli che sei di aggregazione alla prima squadra era già lui che selezionava i giovani per il head coach all'epoca, giusto? con Gianluca, col coach sono, diciamo, mi conosce da un bel po' di tempo. Sono, come dicevo prima, sono cresciuto in questa società e lui c'è sempre stato. E quando era aggregato con la prima squadra c'era sia lui come secondo allenatore che Gianluca Tucci, un Tucci. altro allenatore di Avellino, che ora è a Venezia. Sì, quindi un ottimo rapporto, credo, con il coach. Un rapporto non solo sportivo, ma anche umano a questo No, esatto, punto. sì, anche umano, sì. In estate, so per certo che lui ti ha tempestato di telefonate Sì, per sì, venire a sì. giocare ad Avellino, perché quando io ho iniziato a seguire un po' da vicino la Scandone, le vicissitudini della Scandone, mi pregava di non dirlo, altrimenti lo rubano sul mercato. Non dire una notizia, confermi anche questo. Sì, coach Gianluca mi chiamò appena iniziò il lockdown. Mi Ah, chiamò addirittura già a e marzo, sì, quindi. la prima chiamata fu a marzo. Mi chiamò dicendomi e parlandomi del progetto della Scandone, che voleva assolutamente avermi nella squadra. Importante anche il lavoro dell'avvocato Rotondi, di Gennaro Canonico, Sì, che fanno di tutto i salti mortali per regalare alla sì. Sì. piazza anche il campionato di Serie B. E a microfoni spenti mi è capitato di sentire anche la società, l'avvocato Rotondi, Gennaro Canonico. Loro spingono affinché Avellino disputi un campionato d'avanguardia. Al momento la classifica sta appunto penalizzando i lupi, è il caso di dirlo. Sì, Però purtroppo cosa sì. vogliamo promettere alla società invece, Giampaolo? Alla società promettiamo sicuramente che noi daremo il 100% da ogni allenamento a ogni partita e suderemo la maglia. E soprattutto rispetto sia per la società che per lo staff che anche per i tifosi. E abbiamo fatto con Giampaolo Riccio il punto sulla Scandone, sul campionato. Abbiamo parlato dei risultati, la classifica, il prossimo turno che vede coinvolti i biancoverdi e non solo. 1-3-1 ritorna martedì prossimo con un nuovo cestista. Poi non sveleremo il nome, sarà tutto a sorpresa. Io ringrazio la Scandone e Giampaolo Riccio per essere stato con noi al primo appuntamento di 1-3-1. Grazie, buonasera.